Domani è il giorno di Pescara a Montevarchi, i biancazzurri infatti ospitano in casa allo stadio Adriatico Cornacchia appunto il Montevarchi. Fischio d'inizio alle ore 14:30. Questa mattina c'è stata una conferenza stampa dell'allenatore dei biancazzurri Auteri che il nostro Enrico Giancarli, collegato in diretta dallo stadio Adriatico Cornacchia di Pescara, ha ascoltato. Allora, Enrico, quali sono le novità in vista di questo primo match del 2022? Intanto buon pomeriggio Anna, un saluto a te, un saluto a tutti gli amici in ascolto in diretta al TG8. Diciamo finalmente si torna in campo perché prima lo stop per le festività natalizie, poi i rinvii causa Covid, il campionato sostanzialmente si è fermato un mese da quel giorno di Ancona che ha chiuso il 2021 del Pescara. Ha parlato poco fa il tecnico Gaetano Teri, la squadra ora sta facendo la seduta di rifinitura in vista del match di domani, fischio d'inizio ore 14:30 contro un Montevarchi che avrà tante assenze causa Covid. Le novità del tecnico Auteri in conferenza stampa sostanzialmente ha tenuto qualche dubbio di formazione, ma ha detto ripartiremo da quelle che sono le certezze del 2021. Ha anche detto il tecnico Auteri: non mi aspetto grandi cose dal mercato, difesa e centrocampo siamo a posto, forse arriverà un attaccante se dovessero esserci delle uscite, ma nei dettagli andiamo ad ascoltare proprio alcuni passaggi della conferenza del tecnico biancazzurro. Mister, ben ritrovate e si ricomincia dopo un lungo stop. Le chiedo subito due cose. Che sensazioni nel tornare a parlare di calcio giocato e come sta la squadra indisponibili a parte Janes e Pompetti? Grazie. Ma tanto buon anno a tutti, facciamo sempre in tempo, visto che siamo appena all'inizio. No, la squadra sta bene, rispondo alla seconda parte della domanda. La squadra sta bene, questo stop forzato ci ha permesso anche di lavorare meglio e devo dire sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto in questo periodo da quando abbiamo ripreso proprio il giorno 1, il primo dell'anno. Abbiamo fatto un buon lavoro, a parte qualche intoppo che conoscete di qualcuno che si è fermato, insomma, causa Covid. Però complessivamente stiamo bene, sono soddisfatto e sono contento di quello che abbiamo fatto. Ritornare a parlare di calcio è un fatto importante, soprattutto in questo momento, anche se siamo un po' chiusi e vincolati da quello che succede un po' all'esterno, dove tutti siamo coinvolti, ma mi auguro che anche attraverso il calcio si possa ritornare alla normalità. L'altra domanda che le vorrei fare è sulle possibili scelte per domani, ma la mia curiosità è su Derisio, che lei conosce molto bene per averlo allenato tante volte, se è già pronto o se può dare più una mano a partita in corso, se ci può dare questa indicazione. Le chiedo proprio l'ultima, come mio primo intervento, se chi ha avuto il Covid, si è allenato un po' meno, può giocare anche dall'inizio, oppure per loro non ci sono i 90 minuti e magari partiranno dopo. Grazie. No, sia Derisio che Clemenza stanno abbastanza bene, anche se Derisio è un giocatore che ha giocato poco nel girone d'andata, ma è un giocatore che è integro, che si è sempre allenato. Adesso è da 12-13 giorni con lui, l'ho potuto testare, è un giocatore che sta bene. Poi stare benissimo è un altro conto, quello si acquisisce giocando. Clemenza, a parte l'intoppo di 3-4 giorni, 5, insomma, causa positività. Però si era allenato da casa, poi i sintomi non ne aveva, quindi è un giocatore impiegabilissimo perché anche lui sta bene. Chiudo con le ultime due, mister. La prima riguarda un po' queste voci di possibile cessione dopo un lunghissimo periodo da parte del presidente Daniele Sebastiani. Vorrei sapere se al gruppo squadra queste voci arrivano, se vi può un po' influenzare il lavoro e quanti dubbi ha per la formazione di domani. Grazie. Ma guardi, queste voci, vabbè, si sentono, però. Cioè qui veramente non ci manca nulla, qui l'ho detto tante volte, sono le condizioni ideali per fare calcio. Questa è una società sensibile che poi ha un progetto importante anche dal punto di vista del settore giovanile, perché ho detto, questo è un grande serbatoio, no? Ho dimostrato anche dei ragazzi che stanno giocando, quindi qui si può fare calcio, quello che si parla all'esterno ci influenza poco, non ci cambia tanto il pensiero, perché poi ci sono le condizioni ideali per lavorare. Il Presidente è presente con noi, ci confrontiamo continuamente, costantemente. Non è una proprietà assente come alcune volte
mi è capitato, e questo ti fa vivere. Questa è l'intervista appunto rilasciata al collega Enrico Giancarli. Enrico, sei ancora con noi? Non so se a margine di questa intervista appunto vuoi aggiungere tu qualcosa, altrimenti aspettiamo il fischio d'inizio domani. Sì, sui dubbi di Auteri, che poi il tecnico non è che abbia chiarito tanto in conferenza stampa, sostanzialmente Anna ha detto: ripartiremo da quelle che sono state le cose buone con le quali abbiamo chiuso il 2021, quindi sicuramente in difesa giocheranno Drudi e Veroli con Sorrentino tra i pali, e in grosso al posto dello squalificato Ijanes, Derisio farà il debutto dal primo minuto. Sulle corsie laterali dovrebbero giocare in mediana Cancellotti e Rasi, davanti Dursi e Ferrari sicuramente avranno una maglia, e poi c'è qualche dubbio che verrà sciolto durante la rifinitura che stanno facendo, Anna, vedete qui alle mie spalle allo stadio Adriatico, Cornacchia, rigorosamente a porte chiuse con gli steward che non ci fanno avvicinare per andare a cercare di capire qualcosa in più sulla formazione. Vi dico anche che qui a Pescara ha piovuto anche abbastanza forte fino a qualche minuto fa, ora fortunatamente anche per il nostro collegamento in diretta non sta piovendo più, domani dovrebbe fare freddo ma le previsioni dicono che non c'è rischio di pioggia. Vi ricordo ancora che il Montevarchi verrà con ben 8 assenti nella lista dei convocati, di cui 4 per positività al Covid. Quindi sulla carta il Pescara potrebbe avere qualche piccolo vantaggio. Biancazzurri, ricordiamolo, saranno oltre senza Di Gennaro, che tornerà a fine gennaio, il portiere che si è fatto male nel match contro l'Olbia, la frattura della clavicola, anche Ijanes e Pompetti che sono squalificati. Se non ci sono domande, Anna, con la collaborazione tecnica di Diego Martelli ti restituisco la linea.